Un punto pesante, quello conquistato dal Rupinaro Sport nella sfida casalinga contro l'Atletico Casarza. Ha aperto le marcature il giovanissimo Lorenzo Muzio, classe 2000, uno dei millennials del vivaio chiavarese. Raccontaci l'emozione di questo storico gol in seconda categoria. Innanzitutto buonasera a tutti e semplice per il gol, grazie, ovviamente è stato fatto grazie a tutta la squadra, grazie a un ottimo assist di Lorenzo Turcato che mi ha mandato sulla fascia e di prima sul primo palo sono riuscito a punire il portiere, ma nel complesso siamo stati bravi a reagire soprattutto nel secondo tempo e con due bei gol, uno di un subentrato Leonardo Canepa e poi ha chiuso il bomber Lorenzo Turcato, un bel gol sotto l'incrocio e così siamo riusciti poi, dopo aver sofferto fino al 95esimo, a portare un prezioso punto a casa contro un'ottima squadra. Un punto abbiamo detto prezioso e veramente strappato, perché l'Atletico Casarza non ha mai abbassato la guardia. Sì, non ha mai mollato fino alla fine, sono una squadra preparata che gioca comunque, ha militato nel campionato diverse volte, quindi è abituato a ritmi alti. Quindi noi da squadra comunque esordiente siamo riusciti a reagire al meglio, loro alla fine ci hanno un po' mollato, quindi noi ne abbiamo approfittato e dopo averci messo sotto più o meno per un'ora siamo riusciti a reagire e gli ultimi 20 minuti siamo andati forti. Il prossimo turno sarà un derby, panchina Rupinaro in trasferta, come vi preparate a questo nuovo e storico appuntamento? Anche qui la panchina ottima squadra, giochiamo in un campo che noi abbiamo dei bellissimi ricordi dell'anno scorso, quindi speriamo di far bene e di ripetici come l'anno scorso in un campo difficile e se comunque combattiamo e come oggi abbiamo una forza di reazione notevole riusciremo comunque a portare i tre punti, se riusciamo pareggio comunque a fare un'ottima gara, dai. Dallo stadio Franco Celeri di Chiavari per Rupi Channel è tutto e non è poco.